Ciao amici di Top the Top, benvenuti in questo emozionante viaggio alla scoperta di 10 meraviglie che caratterizzano luoghi unici e affascinanti in tutto il mondo. In questo video, vi porteremo attraverso un tour indimenticabile, guidandovi alla scoperta di alcuni dei posti più straordinari e iconici che la Terra ha da offrire. Da maestosi palazzi imperiali a luoghi di culto intrisi di storia e spiritualità, da incredibili opere di architettura moderna a straordinari siti naturali modellati dall'uomo, esploreremo un mix affascinante di culture, avventure e meraviglie tecnologiche. Questa non è una classifica, ma sono 10 opere che ho trovato molto interessanti e curiose, che hanno suscitato in me delle emozioni positive e spero facciano altrettanto con voi. Questo non sarà l'unico video del genere, ne usciranno altri di questa serie. Ci sono tantissime opere grandiose costruite dall'uomo e Top the Top vorrebbe condividerle con voi. Sperando che il video sia di vostro gradimento, vi auguriamo buona visione. E non dimenticate di fare l'iscrizione al canale e mettere mi piace. In decima posizione. L'Atomium è stato costruito per l'Esposizione Universale del 1958, che si tenne a Bruxelles dal 17 aprile al 19 ottobre di quell'anno. L'Esposizione Universale del 1958 era conosciuta anche come Expo 58 ed era dedicata al tema «Un mondo, una gente». L'Atomium fu progettato come un simbolo di speranza nell'era atomica, enfatizzando l'uso pacifico dell'energia nucleare per il bene dell'umanità. Il suo design è stato concepito dall'ingegnere André Waterkin e dagli architetti André e Jean Polak. L'Atomium è composto da 9 sfere interconnesse, ciascuna con un diametro di 18 metri, disposte in una struttura cubica a 2 piani. 5 delle sfere sono aperte al pubblico e contengono mostre ed esposizioni temporanee sul tema della scienza, della tecnologia e dell'innovazione. L'intera struttura è un'opera d'arte e un'attrazione turistica popolare di Bruxelles. L'Atomium offre una vista panoramica di Bruxelles dalla sfera più alta, che si trova a circa 92 metri d'altezza. In nona posizione. Il Gema Solar è una centrale solare termica situata a Siviglia, in Spagna. È una delle prime centrali solari ad utilizzare la tecnologia dell'energia solare termodinamica avanzata con concentrazione di potenza. La centrale è stata progettata per sfruttare l'energia del sole e immagazzinarla in modo tale da poter produrre elettricità anche quando il sole non è disponibile, come durante la notte o in condizioni nuvolose. Il funzionamento del Gema Solar si basa su 3 elementi principali. 1. Specchi. La centrale è dotata di una vasta area di specchi a piastra, chiamati specchi eliostatici. Questi specchi seguono il movimento del sole durante il giorno, riflettendo la luce solare verso una torre centrale. 2. Torre termica. Al centro dell'area circondata dagli specchi è situata una torre alta, in cui è contenuto un materiale termico, solitamente un sale fuso. 3. Accumulo termico. L'energia solare riflessa dagli specchi riscalda il materiale termico nella torre. Il sale fuso, ad alta temperatura, viene pompato in serbatoi di accumulo, dove può essere conservato per molte ore. Quando l'elettricità è necessaria, il sale fuso caldo viene utilizzato per generare vapore ad alta pressione, che a sua volta alimenta una turbina collegata a un generatore elettrico, producendo energia elettrica. Una caratteristica importante del Gema Solar è la sua capacità di accumulare energia termica e utilizzarla per continuare a generare elettricità anche dopo il tramonto o durante periodi di ridotta insolazione.
Questo rende la centrale più stabile e affidabile rispetto ad altre tecnologie solari che dipendono direttamente dalla presenza del sole. Il GemaSolar è stato un progetto innovativo nel settore delle energie rinnovabili e ha contribuito alla promozione dell'energia solare termica avanzata come una possibile soluzione per la produzione di energia sostenibile e a basse emissioni di carbonio. In ottava posizione. Le Batu Caves sono un complesso di grotte e templi situati a circa 13 km a nord della città di Kuala Lumpur, in Malesia. Questa è una delle attrazioni turistiche più popolari del paese ed è un importante sito religioso per la comunità indù malese. Il complesso delle Batu Caves è composto da tre principali caverne e diversi piccoli templi sparsi sulla collina. Le caverne sono formate principalmente da calcare, e sono state scavate dal tempo e dall'azione dell'acqua. Il tempio principale delle Batu Caves è dedicato al dio indù Murugan, che è raffigurato con una grande statua di 42 metri dipinta di oro posta all'ingresso delle caverne. Per raggiungere il tempio, i visitatori devono salire una ripida scalinata di circa 272 gradini. Ogni anno, durante la celebrazione di Thaipusam, un importante festival indù, le Batu Caves diventano il centro di una grande festa religiosa, con processioni e offerte speciali da parte dei devoti. Oltre alla loro importanza religiosa, le Batu Caves sono anche conosciute per la loro bellezza naturale e le formazioni calcaree all'interno delle grotte. È un luogo molto visitato da turisti e pellegrini di tutto il mondo che desiderano esplorare questo affascinante complesso di templi e grotte. In settima posizione. Lo Sky Dubai è una famosa attrazione turistica situata all'interno del centro commerciale Mall of the Emirates a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. È una pista da sci al coperto, unica nel suo genere nella regione del Medio Oriente. Lo Sky Dubai offre un'esperienza simile alla pratica dello sci e dello snowboard, consentendo alle persone di godere della neve e dello sport invernale anche in un ambiente desertico come quello di Dubai, dove le temperature esterne sono generalmente molto elevate. Le principali caratteristiche dello Sky Dubai includono: 1. Pista da sci. La pista principale è coperta da neve fresca e offre diverse pendenze e difficoltà per soddisfare sia principianti che esperti. 2. Snow Park. Oltre alla pista da sci, lo Sky Dubai presenta un'area più ampia conosciuta come il Snow Park. Quest'area è dedicata a giochi sulla neve, slittini, tubing e altre attività invernali. 3. Sci e snowboard. Lo Sky Dubai fornisce attrezzature per lo sci e lo snowboard, quindi i visitatori possono noleggiare tutto il necessario per divertirsi sulla neve, anche se non hanno mai praticato questi sport prima. 4. Complesso alpino. L'interno dello Sky Dubai è ispirato all'architettura alpina, creando un'atmosfera di montagna all'interno del centro commerciale. 5. Penguin Friend Encounter. Sky Dubai offre anche l'opportunità di incontrare i pinguini nella Penguin Friend Encounter, una struttura refrigerata dove è possibile interagire con questi adorabili uccelli. Lo Sky Dubai è un'attrazione popolare sia per i turisti che per i residenti locali, e offre una meravigliosa alternativa per rinfrescarsi e divertirsi nella neve, senza dover viaggiare in luoghi più freddi e distanti. In sesta posizione. San Alfonso del Mar è un complesso residenziale e turistico situato sulla costa del Cile, vicino alla città di Algarrobo, a circa 100 km a ovest di Santiago. È famoso per ospitare la più grande piscina d'acqua di mare del mondo, che è anche la più grande piscina a sfioro del mondo.
La piscina di San Alfonso del Mar si estende su una superficie di oltre 8 ettari, con una lunghezza di circa un chilometro e una profondità massima di 35 metri. La sua capacità di 250 milioni di litri di acqua di mare rende la piscina un vero e proprio paradiso balneare. È possibile praticare diverse attività acquatiche come il kayak, la vela e persino il nuoto. Il complesso è stato costruito intorno al 2006 ed è destinato sia ai residenti che ai turisti. Oltre alla piscina, offre anche una spiaggia privata, ristoranti, bar, strutture sportive e alloggi di lusso con vista panoramica sull'Oceano Pacifico. San Alfonso del Mar è diventato una delle principali attrazioni turistiche del Cile e attira visitatori da tutto il mondo per sperimentare la sua unica e straordinaria piscina a sfioro. In quinta posizione. Cape Canaveral è una località situata sulla costa atlantica della Florida, negli Stati Uniti d'America. È famosa per essere la sede di importanti strutture spaziali e di lancio della NASA, National Aeronautics and Space Administration, e del Stati Uniti Air Force. Attualmente, Cape Canaveral è gestita dalla 45ª ala spaziale dell'Aeronautica Militare degli Stati Uniti e dalla NASA. È noto per il Centro Spaziale Kennedy, che è il sito di lancio della NASA per missioni spaziali umane e robotiche, inclusi i lanci dello Space Shuttle e delle sonde interplanetarie. Inoltre, Cape Canaveral è anche la sede di diverse basi di lancio commerciali, utilizzate da aziende private per inviare satelliti e altri carichi nello spazio. Cape Canaveral continua a essere un luogo dinamico e all'avanguardia per l'esplorazione spaziale. Le nuove tecnologie, l'innovazione e la crescente partecipazione di aziende private nell'industria aerospaziale assicurano che la zona rimanga un centro cruciale per l'avanzamento della conoscenza umana nello spazio. Le missioni future prevedono il ritorno dell'uomo sulla Luna attraverso il programma Artemis della NASA, e nuove esplorazioni verso Marte e oltre. Cape Canaveral continuerà ad essere il punto di partenza per molte di queste epiche avventure nello spazio. In quarta posizione. El Guna è una località turistica situata sulla costa del Mar Rosso, in Egitto. Si trova a circa 22 km a nord di Hurghada, una delle principali destinazioni turistiche del paese. El Guna è stata creata negli anni 90 come una città turistica pianificata e sviluppata dallo svizzero Sami Sawiris. Questa località è conosciuta per le sue splendide spiagge, acque cristalline, attività acquatiche e un'atmosfera rilassata. La città è caratterizzata da una rete di canali navigabili, che ha guadagnato a El Guna l'appellativo di «la Venezia del Mar Rosso». Gli hotel, i resort, i campi da golf, i ristoranti e le strutture ricreative rendono El Guna una meta popolare per i turisti provenienti da tutto il mondo, in particolare per coloro che cercano un ambiente lussuoso e moderno. Oltre alle attività balneari e alle possibilità di sport acquatici, El Guna offre anche opportunità per il kitesurfing, il windsurf e la subacquea, grazie alle condizioni favorevoli dell'ambiente marino. Questa destinazione è stata progettata con un'attenzione particolare alla sostenibilità e all'ecosostenibilità, con molti degli edifici costruiti utilizzando tecniche e materiali ecocompatibili. Inoltre, El Guna è una località considerata sicura per i turisti, con un'atmosfera amichevole e una vasta gamma di attività e servizi disponibili per i visitatori. In terza posizione. La città proibita è un'antica e maestosa struttura situata nel centro di Pechino, la capitale della Cina. È uno
uno dei siti storici e culturali più importanti del paese ed è considerata uno dei palazzi imperiali meglio conservati al mondo. La città proibita è stata costruita durante la dinastia Ming e ha servito come residenza ufficiale degli imperatori cinesi per oltre 500 anni, dal 1420 al 1912. Il complesso della città proibita occupa un'area enorme, che si estende per circa 180 acri e comprende oltre 980 edifici. Questa vastità e la sua importanza storica e architettonica hanno portato la città proibita a essere designata come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1987. Il nome Città Proibita deriva dal fatto che durante il periodo in cui gli imperatori risiedevano all'interno del palazzo, l'accesso al complesso era strettamente controllato, e solo pochissimi privilegiati potevano entrare. Era un luogo di potere, politica e intrighi, e gli accessi erano rigidamente sorvegliati. La città proibita è una meraviglia architettonica, con splendidi edifici tradizionali cinesi, ampi cortili e giardini. I suoi dettagli artistici, le decorazioni, le statue e gli ornamenti riflettono la maestria dell'arte e dell'artigianato cinese dell'epoca. Oggi, la città proibita è aperta al pubblico come museo del palazzo, e milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo possono esplorare i suoi ricchi tesori storici, ammirare i magnifici edifici e conoscere la storia dell'antica Cina imperiale. In seconda posizione. Il Crazy Horse Memorial non è solo una scultura, ma anche un centro culturale e educativo. Presso il sito si trova l'Indian Museum of North America, che ospita una vasta collezione di arte e manufatti indigeni, e il Native American Educational and Cultural Center, che offre informazioni sulla storia e la cultura dei nativi americani. L'opera è diventata un'icona di orgoglio e riconoscimento per le tribù indigene negli Stati Uniti, ma ha anche suscitato alcune controversie riguardo alla sua costruzione e al suo impatto sulla sacralità delle Black Hills, un'area di grande importanza spirituale per numerose tribù indigene. Il progetto fu concepito nel 1939 dallo scultore polacco-americano Korczak Ziolkowski, che aveva già lavorato alla creazione del celebre Mount Rushmore National Memorial, dedicato ai presidenti degli Stati Uniti. Il lavoro sulla scultura è iniziato nel 1948, ma a causa delle sue dimensioni colossali e delle sfide logistiche, i progressi sono stati graduali. A causa della natura del lavoro e della mancanza di finanziamenti governativi, il completamento della scultura non è stato ancora fissato, e il tempo necessario per portarla a termine può richiedere ancora decenni. In prima posizione. Palm Jumeirah è un'isola artificiale e uno dei monumenti più iconici di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Si tratta di un arcipelago artificiale creato a forma di palma, e si trova al largo della costa di Dubai, nel Golfo Persico. L'isola è stata sviluppata da Nakheel Properties ed è stata completata nel 2006. Caratteristiche principali di Palm Jumeirah: l'isola è progettata per assomigliare a una palma, completa di tronco, fronde e frangiflutti a forma di mezzaluna che funge da barriera protettiva contro il mare. Le residenze sono generalmente conosciute per essere lussuose, esclusive e offrire una varietà di servizi e comfort. Sono state progettate per offrire agli abitanti uno stile di vita di alta qualità e una vista spettacolare dell'oceano. A partire dal 2021, Palm Jumeirah ha diversi punti di interesse degni di nota: l'Atlantis, The Palm, un resort di lusso famoso in tutto il mondo situato all'apice di Palm Jumeirah, che offre un parco acquatico, un acquario, incontri con animali marini e varie opzioni di ristorazione e intrattenimento.
Il The Point, una vivace destinazione gastronomica e di intrattenimento sul lungomare dove attira turisti e residenti. Grazie per aver visto il video. Se è stato di tuo gradimento, metti mi piace ed iscriviti al canale.